Sapete, quando ho fatto il tampone pensavo, boh, sarà un'allergia, un raffreddore. E invece era Covid. Il problema è che avere il Covid nel 2022 è fuori moda. L'essere positivo al test del Covid-19 mi ha permesso di pensare a un po' di cose. In realtà è un po' il mondo che va avanti, tu che sei fermo qui a marcire su un divano e fare binge watching selvaggio su I Met Your Mother, ma comunque la quarantena e tutto il Covid mi ha permesso di pensare a un po' di cose. E no, queste cose non erano il canale. Mi dispiace ragazzi, però poi a un certo punto ho detto, bah, sono sparito da un mese, facciamolo un pensierino sul canale, no, sai perché? Non è niente di che, però. E allora eccoci qui, visto che si parla. Non più, ma si parla, diciamo lo stesso, perché ora con Putin, con tutti questi casini, il Covid ovviamente è come se non esistesse più, giustamente da un lato anche, positività e negatività, visto che si è parlato spesso di questo, sai, in passato il Covid era un argomento che andava di tendenza. Ho detto, ma in matematica, numeri positivi e negativi. Parliamone, esistono i numeri interi, più in generale i numeri. Allora ho detto, visto che a scuola la matematica si fa male e i numeri sono un concetto che conosciamo dall'asilo, ci insegnano a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci vantiamo di dire, ragazzi, io so contare fino a 20, ma datemi la laurea direttamente. Poi dopo capiamo che la matematica purtroppo non è numeri, ma sono operazioni. E poi capiamo che la matematica non è operazioni, ma sono espressioni. Poi capiamo che la matematica non è espressioni, ma sono equazioni. Poi capiamo che la matematica è direttamente l'autostrada dritta per il suicidio al liceo. Ma comunque rimane il fatto che la matematica viene spiegata male e a scuola non ci dicono letteralmente cosa sia realmente la matematica. E cosa, avete presente quel stupido cazzone che dice... La matematica è un'opinione. Oh, quanto fai ridere. Il problema è che dice la verità. La matematica è un'opinione. E questo è il problema. La matematica è un'opinione, ragazzi. Per la gran parte è un'opinione. Cioè, prima di passare al dunque, la matematica la scegliamo noi, in un certo senso. Perché ci sono diverse teorie matematiche, che si basano su certi assiomi. Su certi assiomi e questi assiomi li scegliamo noi. La matematica è piena di termini indefiniti, termini che assumono un valore, un'accezione in base al contesto in cui si trovano. Il concetto di retta e punto cambiano in base alla geometria in cui ci troviamo. È così che funziona, è una cosa interessantissima. E questo ci fa capire come in realtà la matematica non sia un insieme di libri mattoni che devono essere studiati così come se fossero i dogmi. Proprio non della Chiesa, ma proprio quelli che ci dà le tavole della legge, come se fossero le tavole della legge. No, no, la matematica in gran parte è un'opinione. Fate come Feynman, un fisico che studiò meccanica quantistica, perché ovviamente era un fisico, doveva studiarlo, disse: no, non ci ho capito niente, la riscrivo io. L'ha fatto, ragazzi. L'ha riscritta lui. Beh, oggi così esistono anche gli integrali sui cammini di Feynman. Ragazzi, quindi per gran parte sì, la matematica è un'opinione ed è molto influenzata dalla nostra psicologia anche, no? Questa è una cosa molto importante perché chi la studia, chi la fa, non è un osservatore neutro, per così dire. Questa cosa influenzerà l'intera scienza, ha influenzato la filosofia della scienza, il modo di pensare sulla scienza, non più come una cosa divina, una tavola della legge che ci è scesa e siamo stati, guarda, fortunati, come se fosse il libro del Death Note. Oh, guarda, mi è sceso a terra, eccolo qui, guarda tu che fortuna. No, non funziona così. Quindi, niente. Rimane però il fatto che, nonostante a scuola venga fatta malissimo matematica, è anche vero che i matematici alla fine sono riusciti a definire così un numero nel Novecento, perché, vedete, sono arrivati i filosofi che hanno detto: ragazzi, ma voi avete costruito un'intera torre di Babilonia senza dire neanche cos'è un numero. Cos'è un numero? Allora, lì arriva Peano che dice:
Il numero non può essere definito, è un concetto primitivo, arrivano altri, non si capisce niente. E infatti oggi io non vi darò una risposta unica a cos'è un numero. Molto difficile. Pensate, è molto difficile dire cosa è una definizione. Partiamo da questo. Cioè, è un po' come a scuola, quando facciamo geometria, no? E diciamo, allora prendiamo questo triangolo e la professoressa dice, no, che cos'è un triangolo? Volevi, cos'è un triangolo? Tu dici, bah, un triangolo è un poligono, tre lati, tre angoli. Ma cos'è un poligono? Cos'è un lato? Cos'è un angolo? E tu dici, un poligono è una poligonale che... ma cos'è una poligonale? Mi stai prendendo per il culo. Quindi è un po' come la storia dei tanti perché, no? I tanti perché che si fanno i bambini quando sono piccoli. Ma perché quello? Ma allora se succede questo, perché? Perché succede quest'altra cosa? La storia delle conseguenze, dell'effetto. Insomma, questo lo faccio anche io per irritare la gente. Ridurre al minimo queste idee primitive. Cioè, la matematica cerca, i matematici ovviamente cercano di definire più cose possibili. Perché meno cose dai per scontato, meglio è, no? È come dire, questo allora che cos'è? No, quello non puoi definirlo, hai quest'altro, quello lo devi imparare a memoria, e quell'altro non lo puoi dimostrare, mi dispiace. Quindi se tu tieni 10.000 cose che non dimostri, è un po' un problema. Quindi ecco che da Peano in poi, soprattutto Peano con la geometria, riesce a ridurre gli assiomi della geometria addirittura a due, diciamo, scusate, concetti primitivi. Riesce a ridurre i concetti primitivi della geometria da 3 a 2. Russell lo continuerà a fare, riducendoli per la teoria dell'aritmetica, di fatto, e la teoria degli insiemi. Quindi, insomma, succedono diverse cose, però rimane il fatto, cos'è una definizione? Cioè, io quando dico... cerco di definire qualcosa. Come la definisco? Qual è il modo più giusto per definirlo? Quanti tipi di definizioni esistono? Io credo che uno dei primi filosofi che si sia davvero interrogato su come trattare rigorosamente il concetto di definizione e come definire quindi rigorosamente qualcosa sia stato il nostro caro Platone. In questo libro, in questo dialogo, Platone ci offre la massima socratica per eccellenza. Io so di non sapere... questo dialogo giovanile si chiama Il Menone. Se siete interessati vi lascio il link sotto in descrizione, così io mi faccio un po' di soldi. Tra l'altro trovate anche altri libri che vi possono interessare. Un bonus sempre costante sarà Gödel e Scherbach, compratelo. Comprate anche I Principi della Matematica di Russell. No, comunque, a parte gli scherzi, sono dei libri davvero ottimi, che a me hanno formato. In questo dialogo Platone cosa fa? Allora, c'è Menone, che di fatto è un sofista, e quindi un filosofo, poi c'è Socrate. Menone dice, Socrate, ti sfido, in realtà non è, vabbè, non è proprio così, però è per renderlo, sapete, un po' più stupido, perché io sono stupido. Come può essere insegnata la virtù? Può essere appunto trasmessa o è qualcosa che tu ricevi alla nascita? Socrate dice, guarda, sono così ignorante che non so neanche cos'è la virtù. Da qui io so di non sapere. Chiede, dimmi tu, Menone, discepolo di Gorgia e tutto il resto, che cos'è la virtù? Menone allora comincia elencando diversi tipi di virtù. Socrate dice, ok, ma tu mi stai elencando delle virtù. Io ti ho chiesto che cos'è la virtù, non di elencarmi dei tipi di virtù, capisci? Tu mi hai esposto uno sciame di api, ma non mi hai evidenziato l'essenza dell'ape. Cos'è che contraddistingue l'ape dagli altri insetti? Cos'è che rende l'ape tale? Ragazzi, quindi c'è questa essenza delle cose che rende le cose tali. Cioè, l'eidos nella filosofia platonica è ciò, sostanzialmente, è il motivo per cui le cose sono ciò che sono. L'ape è contraddistinta dagli altri insetti perché ha l'eidos dell'ape. Poi abbiamo la classe delle api, la classe che cos'è? La classe è un insieme di oggetti accomunati da una medesima proprietà, quindi l'insieme di tutte le api, perché sono tutte api. Socrate pone un problema di geometria allo schiavo in termini molto semplici, in modo tale che lo schiavo possa rispondere, e risponde lo schiavo, però poi si scopre che risponde male, e allora Socrate lo fa notare, e allora gli fa notare che lui non sa, capite? Quindi lo schiavo non è capito niente, lo schiavo anche prima sapeva di anche prima non sapeva, però non lo sapeva, cioè non sapeva di non sapere lo schiavo. Lui pensava, ma guarda, vado tutto tranquillo perché so tutto.
Invece poi scopri che non sai, ed è proprio lì. La differenza sta nel fatto che lo schiavo sa di non sapere a quel punto, dopo che Socrate gliel'ha fatto notare. E questa conoscenza della tua ignoranza ti permette di andare a ricercare meglio le risposte alle tue domande. Il problema, ora non ci interesserà, lo faremo in altri video, è sulla radice quadrata di 2, di fatto. Tra l'altro, un mio amico, senza dire niente, mi registrò una volta mentre spiegai la dimostrazione dell'irrazionalità di Radical 2, e lo pubblicò anche su YouTube. Figo. No, anche per la radice quadrata. No, questo si sente proprio. Credo che Platone sia uno dei primi filosofi che si interroga realmente su cosa significhi definire un qualcosa. E il Menone è questo, sostanzialmente. Questo continuo processo di ricerca della verità. E la ricerca della verità da cosa è spinta? Dallo scetticismo, dal dubbio, dal sapere di non sapere. Questa è una cosa molto importante, però ci servirà qualcuno in più per capire realmente cosa significhi definire, definire la definizione. Arriva così Aristotele. Aristotele definisce diversi modi di definizione, principalmente la definizione reale e la definizione nominale. Sostanzialmente quello che a noi interessa è la definizione nominale, cioè i matematici nel corso dei secoli diranno sempre in matematica tutte le definizioni sono nominali. Cos'è una definizione nominale? Di fatto la definizione nominale è proprio l'equivalenza che vediamo sempre in matematica. Un termine A uguale a un termine B. A uguale B. A sinistra dell'uguale abbiamo il termine da definire, il nuovo termine. Per esempio, qualcosa che non conosci, che anche a livello proprio linguistico, e che tu ora impari. Quella A. A uguale a B. B è qualcosa che già conosci, è il termine tramite il quale tu definisci A. E quindi il definente ti aiuta a definire A e niente, il definito cosiddetto. Quindi quello che succederà più avanti sarà sostanzialmente definire dei concetti primitivi, e il concetto primitivo cardine è proprio quello che abbiamo usato fino ad adesso, la classe. Cioè, io cosa ho detto prima? La classe è un insieme di oggetti accomunati da una medesima proprietà, la classe delle api, la classe e così via, e gli oggetti disposti in serie di questa classe hanno una relazione con questa classe che si chiama proprio concetto classe, cioè è il predicato, e questa relazione è speciale, è unica, perché questi oggetti hanno questa relazione solo con quella classe, solo con quella classe. Le api all'interno della classe delle api sono lì. Però io direi che la classe è un insieme di oggetti. Classe e insieme sono la stessa cosa, cioè insieme, classe, famiglia. Cioè io praticamente sto dicendo che la classe è una classe. Questa non è una definizione, una definizione perché, come ho detto prima, A uguale B, ma in B, che può essere anche una frase, una proposizione, non ci deve essere qualcosa che rimandi ad A. Perché poi ricado in questo, la classe è una classe, ma con la classe non posso farci tanto. Perché la classe è un concetto primitivo, non posso costruirlo in altri modi. Quindi capite a questo punto che certi oggetti che noi costruiamo sono dei concetti proprio primitivi, cioè non possiamo ridurli ancora di più. Fine, è quello. E l'insieme è uno dei concetti più naturali possibili, cioè io raggruppo un insieme di persone perché per una determinata cosa, ok? Un insieme di persone. E non posso definirlo. Però tramite questo mi definisco tutto il resto. Infatti è proprio qui che entra il concetto di numero. Cosa è un numero? Lo definisco usando il concetto di classi. E secondo me chi lo fa meglio è proprio Russell. Russell in questo libro, Principi, i principi della matematica, che è un libro di fatto di filosofia della matematica soprattutto, perché c'è anche un altro libro che ha il titolo un po' simile, ma non bisogna confonderlo, ed è davvero un libro bellissimo, mi piace soprattutto quando critica gli altri matematici o filosofi, quando dice, bah, ma questa cosa è inutile, togliamola via, dà un senso di goduria, che dice... Interessante.
Russell qui parla dei numeri in una maniera molto particolare. C'è da dire che Peano non li definisce, ok? Peano non definisce i numeri, quindi Russell dice: siamo arrivati a un punto molto importante. Siamo arrivati al punto di dover definire cos'è un numero. Allora, di fatto, si potrebbe definire il numero usando il concetto di enumerazione, di elencazione, come abbiamo fatto prima. Cioè, io ho una classe, quante api ci sono qui dentro? 1, 2, 3, 4. Quindi io enumero, quindi quella è la prima ape, la seconda ape. Però questo metodo cade nel momento in cui la classe diventa infinita. Io non posso contare un numero infinito di persone. Sostanzialmente io il numero lo posso considerare come una sorta di proprietà. Cominciamo in questo modo, proprietà della classe. Cioè io ho una classe, la classe di tutte le api, la classe di tutte le zanzare, di tutti gli uomini, di tutte le persone del mondo. Una proprietà di questa classe è questo numero. Una proprietà. Ok, una caratteristica. Va bene. Ok. Però, secondo me, il modo più intelligente per definire la classe è usare un tipo di relazione tra classi. Quando due classi, per esempio, di oggetti, si dicono simili. Allora, io ho queste due classi. Facciamo di tutti uomini e di tutte donne. Questi uomini e donne sono stati abbastanza fedeli tra di loro. Quindi, un uomo si è sposato con una sola donna ed è rimasta con quella. Ed è rimasto con quella. L'altro uomo, anche così che non si sono traditi, tutti sono collegati uno ad uno. Quindi uomo A collegato alla donna A, della classe però delle donne. Uomo B, della classe degli uomini, collegato a donna B, della classe delle donne. Allora, se ad ogni... Se, attenzione, ad ogni elemento della classe degli uomini corrisponde uno ed un solo elemento della classe delle donne, allora queste due classi saranno simili. Diciamo che esiste una relazione 1-1, cioè 1-1. Però capite che c'è un problema qui. Ci ho messo un numero dentro, 1. Come lo tolgo quel numero? Io sto cercando di definire le classi simili, perché di fatto le classi sono simili tra di loro quando hanno lo stesso numero di elementi. Ma cavolo, non posso usare ancora il concetto di numero. Io ho espresso il numero come una sorta di proprietà, una proprietà astratta. Infatti questa qui poi si chiamerà definizione per astrazione. Ma non ho specificato tanto, quindi togliamo quella relazione 1 a 1, perché possiamo esprimerla anche senza usare il concetto di relazione, scusate, di numero, di 1. Come? Semplice. Se io ho due elementi della classe degli uomini, l'uomo Luca, l'uomo Lorenzo, ok, e dall'altra parte ho donna Francesca, per dire, ok, allora la relazione, se uomo Luca è collegato a donna Francesca e uomo Lorenzo è collegato a donna Francesca, e le due classi sono simili, allora uomo Luca deve essere l'uomo Lorenzo. Wow, questa qui è la relazione 1 a 1 di fatto. Ora, il numero diventa quindi questa proprietà delle classi. Diciamo che può essere una proprietà in che modo? Sostanzialmente, quando le classi sono simili, io posso introdurre questa relazione di similitudine tra le classi e dire che questa relazione stessa rispetta delle proprietà. Queste proprietà sono proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva. Ho una classe. Questa classe è simile a se stessa, ovvio. Allora dirò che questa è la proprietà riflessiva. Ho due classi. La classe degli uomini è simile alla classe delle donne. Ma anche la classe delle donne è simile alla classe degli uomini. Proprietà simmetrica. Ho tre classi. Se la classe degli uomini è simile alla classe delle donne, alla classe delle donne, ok? Partiamo da questo. La classe degli uomini è simile alla classe delle donne. E la classe delle donne è simile alla classe dei bambini. Allora, la classe degli uomini è simile alla classe dei bambini. È come dire... Se 2 più 3 è uguale 5, ma anche per esempio 1 più 4 fa 5, allora 2 più 3 è uguale a 1 più 4. Ok? Questa è la proprietà transitiva. Allora, c'è qui
Russell che dice proprio questa cosa. Una volta ha caduta la penna, una volta dopo che ha introdotto queste proprietà, dice: ora, secondo Peano e secondo il senso comune, queste tre proprietà di una relazione indicano che quando una relazione vale tra due termini, questi due termini posseggono una certa determinata proprietà e viceversa. Chiameremo questa proprietà comune il loro numero. E questa è la definizione di numero per astrazione. Cosa ci avete capito? Ditelo insieme. Una mazza, bravissimi. Il punto è che dovete rimanere sempre in testa con questa cosa, che il numero è una proprietà della classe. Il fatto che queste classi poi siano simili tra di loro, il motivo per cui sono simili è proprio quel numero. E chiameremo il motivo proprio il numero. Questo. Però non solo non ci avete capito niente, ma gli dirò pure di più. Questa cosa è pure un po' sbagliata, o meglio, è una definizione che ci sta, ma che ha delle falle nel sistema. Cioè, io ho un numero, questo numero è legato alla classe, e facciamo più in questo modo, la classe è legata a questo numero e la loro relazione è unica, ok? Però ovviamente la classe, poi ci sono tutte le classi simili, sono legate allo stesso numero. Quindi io qui ho 100.000 classi e qui ho un solo numero, perché le classi simili hanno lo stesso numero, contano gli stessi elementi, quindi sono tutte insieme legate al numero. Ora questa cosa si chiama relazione multi-uno, cioè tanti, molti, collegati a uno, no? Prendiamo tanti numeri, che sono delle entità, quindi una serie di entità, tante in fila. Ad ogni numero è collegata una classe, e non solo, anche tutte le sue classi simili. Ma se ora il numero dei numeri, il numero delle entità che sono i numeri, diventa infinito, si avrà che una classe avrà più numeri. Mi ritroverò che una classe debba avere più numeri, ma così vado proprio a sfracellare il concetto di numero. Io, per come l'ho definito, deve essere uno il numero, non è che la classe, sai, quella classe, io non so contare, quindi io dico 10 api, ma sono anche 13 api. Capite che così non funziona, dobbiamo definire un'altra maniera, ed è la definizione per eccellenza. Il numero è la classe delle, il numero di una classe è la classe delle classi simili a quella classe. Le cose esistono dal momento in cui qualcuno le ha pensate, non è che sono sempre esistite, non è che la natura va così, non è che la natura dice guardate che i numeri sono la classe delle classi simili, non dice questo la natura, non dice niente. L'abbiamo inventato noi, perché noi, la nostra psicologia funziona in una maniera particolare, noi vogliamo dell'ordine, noi abbiamo delle idee confuse e poi a un certo punto cerchiamo di ordinarle. E per farlo ci inventiamo delle costruzioni che neanche Alice nel Paese delle Meraviglie l'ha visto, che neanche il più drogato di tutti può vedere. Cosa intendo con questa definizione di matematico? Di numero. Dobbiamo associare il concetto di numero al concetto classe. Cioè il concetto classe era quel predicato, vi ricordate? Per esempio l'ape è all'interno della classe delle api perché è un'ape, Quindi l'oggetto ape è collegato alla classe ape per via di un concetto unico che si chiama concetto ape, cioè sarebbe il concetto classe sostanzialmente. L'eidos, no? Della filosofia platonica. Allo stesso modo qui, ok? Le classi simili, io prendo una classe, prendo tutte le classi simili di questa classe e le riunisco in una grande classe. Perché la classe simile è all'interno di questa classe? Per via del numero. Per via del fatto che è una classe simile, per via del numero, è il numero l'eidos, capite? Quindi il numero è il concetto classe della classe delle classi simili. Ragazzi, è stata dura. Ci vediamo alla prossima, forse se non muoio. Ciao.